Bella raga, qua Bash e bentornati nel canale. Oggi siamo qui su Yu-Gi-Oh! Master Duel con la nuova deck profile per il Festival dei Poveri. Ma prima di tutto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciate un like per supportare la serie. Arriviamo a 100 like per nuovi contenuti su Yu-Gi-Oh! Master Duel e seguitemi su Instagram, mi trovate come Bastardo7, lì posto robe, inoltre potete chiedermi consigli e chiarimenti sulle carte e sui deck e appena posso vi rispondo. Detto questo, passiamo alla profile. Let's go! Allora, regà, come vedete dal titolo, oggi vi porto una mia build dell'eroe elementale in versione poveri, ovvero gli eroi poveri. Questo è un deck molto semplice che punta a fare le fusioni e a menare. Partiamo con il 2x di Evion, il 2x di Bustinatrix, il 2x di Sparkman, due copie di Pecora Nera Lunalight. Questa qua ci serve perché scartandola possiamo aggiungere polimerizzazione dal deck alla mano. In sostanza ci fa tipo il Re delle Paludi in versione comune. 2x della Luce Creatura Sigillo Fusione. Questa carta va a sostituire un mostro materiale da fusione, ma gli altri mostri materiali devono essere quelli corretti. La usiamo, diciamo, per facilitare le fusioni. 3x di Re delle Bestie delle Paludi. Anche lui lo possiamo utilizzare come sostituto di un qualsiasi mostro materiale da fusione. Gli altri però devono essere quelli corretti. Bubbleman, Wildart, due copie di Prisma Eroe Elementale, una volta per turno possiamo rivelare un mostro fusione dall'extra deck, mandare uno dei materiali da fusione il cui nome è specificatamente indicato su quella carta dal deck al cimitero, e il nome di questa carta diventa quello del mostro mandato fino all'end phase. 2x di Bladesman, quando viene evocato ci aggiunge una polimerizzazione dal deck alla mano. 2x di polimerizzazione, 2x di fulmine Boltex per fare un po' di pulizia, una copia di recupera fusione, 2x di fusione miracolo, ci fa evocare tramite fusione un mostro eroe elementale dall'extra deck, bandendo i materiali o dal terreno o dal cimitero. 2x di maglio magico, lo sapete in questo evento non abbiamo leggiare, quindi ho messo lui, 2x di fusione coscrizione, facciamo vedere un mostro fusione nell'extra deck, e aggiungiamo uno dei materiali da fusione o dal deck o dal cimitero alla mano. Ma se lo facciamo per il resto di questo turno, non possiamo evocare normal o posizionare o evocare specialmente i mostri con lo stesso nome del mostro aggiunto. Una copia di scudo specchio lunare, questa qua è limitata a 1, io vi consiglio di metterla in tutti i deck perché è veramente forte. 2x di tifone, 2x di tributo torrenziale, 3x di buco trappola senza fine, e infine due copie di Esplosione di Ali della Fenice. Ho voluto giocare queste trappole perché le ritengo le trappole migliori per andare primi. Fondamentalmente noi andiamo primi cercando di mettere queste carte trappola in modo che poi distruggiamo la board dell'oppo e nel nostro turno cerchiamo di buttare giù una fusione. Questo, diciamo, è quello che facciamo con questo deck. Passiamo all'extra, 2x di Uomo Alato della Fiamma Eroe Elementale, una copia di Gigante del Tuono, un Dark Bright. Questo è molto forte perché quando viene distrutto possiamo distruggere un mostro dell'avversario. 2x di Uomo Alato della Fiammata Lucente Eroe Elementale. Questo è il mostro più forte che abbiamo nell'extra. Può anche superare 4000 punti d'attacco a volte perché guadagna 300 punti d'attacco per ogni carta Eroe Elementale nel cimitero. Inoltre, se distrugge un mostro in battaglia, infliggiamo danno pari all'attacco del mostro distrutto. Una copia di Fendente Selvaggio Edge Eroe Elementale. Questa carta può attaccare tutti i mostri del nostro avversario. Una copia di Plasma Vice. Una volta per turno possiamo scartare una carta e distruggere un mostro in posizione d'attacco dell'oppo. Inoltre, se attacca un mostro in difesa, fa danno perforante. 2x di Drago Doppio Bite si fa con due mostri Link e guadagna attacco pari alla somma delle classificazioni Link dei mostri utilizzati come materiali per 300. È immune agli effetti dei mostri, eccetto dei mostri Link, e non può essere distrutto in battaglia, eccetto in battaglia con un mostro Link. Una copia di Conduttore Meraviglioso, ci serve semplicemente per riciclare polimerizzazione. Una copia di Drago Tripla Esplosione, lui è molto forte perché ci consente di negare l'effetto di una magia trappola o mostro nel damage step. E infine 2x di Terrore Decimatore. Questo ci serve per pompare i nostri mostri eroe. Ok raga, la profile è finita, non vi metto il combo tutorial perché è inutile, non c'è una vera e propria combo con questo deck, semplicemente mettiamo le trappole, che danno molto fastidio al nostro avversario, e se possiamo caliamo giù qualche fusione.
Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like per supportare la serie. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Arriviamo a 100 like per nuovi contenuti su Yu-Gi-Oh! Master Duel. E noi ci becchiamo al prossimo video. Bella, let's go!